Oggi prepariamo insieme gli gnocchi di ricotta con zucchine e speck, un primo piatto gustoso e saporito che piacerà a tutta la famiglia, l'alternativa facile e veloce ai classici gnocchi di patate. Vediamo insieme come realizzarli. Quindi, ricotta in ciotola. La ricotta dovrà essere ben asciutta. Uova, mescolate bene il tutto con una frusta o con un cucchiaio di legno, parmigiano o grana padano, mescolate ancora fino ad ottenere una crema. La crema dovrà essere quanto più liscia possibile. Aggiungete la farina poco alla volta. Continuate a mescolare con la frusta fino a quando il composto lo permetterà, quindi impastate a mano. Aggiungete la farina e impastate bene il tutto fino ad ottenere un panetto sodo. Ecco così. Coprite e lasciate riposare per una mezz'ora. Nel frattempo prepariamo il condimento e quindi affettate le zucchine. Potete tagliarle a rondelle oppure grattugiarle e tagliate anche lo speck. Potete sostituire lo speck con la pancetta o del guanciale. Quindi giro d'olio in padella e aglio. Aggiungiamo lo speck e facciamolo rosolare fino a renderlo croccante. Alziamo parte dello speck, lo trasferiamo in una ciotola e lo teniamo da parte. Aggiungiamo le zucchine. Mescoliamo. Aggiustiamo di sale, poco. E pepe tanto. Aggiungiamo anche i pomodorini e se serve un bicchiere d'acqua. Eliminiamo l'aglio e lasciamo cuocere il sughetto per una decina di minuti. A questo punto ritorniamo alla preparazione degli gnocchi. Preleviamo parte del composto e realizziamo dei filoncini. Tagliamo e con l'aiuto di un rigagnocchi infariniamo per bene, con l'aiuto del rigagnocchi righiamo gli gnocchi. Come vedete, realizzare questi gnocchi è semplicissimo. L'importante è che la ricotta sia ben asciutta in modo da non sbilanciare la ricetta. Quindi procedete fino a terminare l'impasto. Infarinate per bene e realizzate gli gnocchi. Così. In alternativa al rigagnocchi potete realizzare delle chicche arrotondando i pezzi di impasto fra le mani. Come vedete è semplicissimo, ci vogliono veramente pochissimi minuti. Oppure rigare gli gnocchi con i rebbi di una forchetta. Così. Quindi realizzati gli gnocchi, li disponiamo su un tagliere o su un piano di lavoro. Gli gnocchi di ricotta possono essere preparati in anticipo e rimanere a temperatura ambiente per 4-5 ore. Adesso quindi li tuffiamo in acqua bollente salata e non appena salgono a galla li trasferiamo nel sugo preparato. Come vedete, hanno una consistenza perfetta, non sono né troppo morbidi e neanche troppo duri. Mescoliamo con delicatezza e lasciamo cuocere per qualche istante nel sughetto preparato. Aggiungiamo lo speck che avevamo messo da parte e serviamo. I nostri gnocchi sono pronti per essere serviti e gustati.